Direttore, le OGR si svelano per l'estate, cosa succederà? Ma dopo il Big Bang di settembre scorso e lo Spring Bang, diciamo che abbiamo un po' preso il vizio di continuare con i nostri Big Bang, in questo caso parliamo di un Summer Bang, e apriamo il Dior e una serie di novità che riguardano proprio la stagione estiva, proprio per rendere le OGR sempre più aperte alla città e al pubblico. Devo dire che per quanto ci riguarda questa è anche un'occasione per ribadire la nostra volontà di essere nella città per la città, ma soprattutto di essere aperti come punto di attrazione internazionale. Qui alle OGR siamo molto contenti perché anche i ritorni sulla stampa internazionale, dal New York Times, Financial Times, Le Figaro, ci danno molta ragione in questo senso, cioè di essere un polo di attrazione che comunque fa di Torino un centro di interesse internazionale. Un'occasione anche per scoprire il programma musicale di quest'estate alle OGR. Sì, noi puntiamo molto su alcuni concerti, puntiamo molto alla collaborazione che abbiamo iniziato col Torino Jazz Festival questo aprile e che vedrà un nuovo, diciamo così, appuntamento il 13 di luglio con una serata tutta dedicata al jazz, una serata per testare la nostra sala fucile in una nuova conformazione, una conformazione molto legata all'estetica del jazz club. Infatti ci saranno dei tavoli per la prima volta in cui la gente potrà ordinare da bere come se fossimo in qualche modo al Village Vanguard di New York piuttosto che al Blue Note. In verità poi l'estate in qualche modo abbandonerà le OGR perché stiamo lavorando soprattutto sulla programmazione dell'estate prossima, quando avremo la Corte Ovest qua alle mie spalle aperta. Oggi siamo in una prima fase di sperimentazione, ma la vera, diciamo così, importante rassegna la inizieremo l'anno prossimo. Riprendiamo con i concerti a settembre con un'altra nuova rassegna dedicata alle sonorità dall'Africa, le sonorità contemporanee, pop e funk africane, e iniziamo con tre concerti a cui tengo molto. Uno è quello di Jeff Mills insieme a Tony Allen, un duo molto particolare che mischia le musiche techno a quelle del jazz di nuovo. Poi continuiamo con Amadou e Mariam, quindi il soul funk del Mali, e continuiamo con il blues dal deserto del Sahara con Bombino, un artista eccezionale che verrà per la prima volta qua a Torino a fare un concerto appositamente pensato per le OGR. Nell'ambito del programma, le OGR si svelano per l'estate. Fino al 2 settembre è ospitata la mostra Reverse Angle di Davide Ferrario. Quali sono i contenuti di questa mostra? Uno potrebbe dire che il tema di questa mostra sono i migranti, ma già questo sarebbe drammatico, nel senso che di migranti si parla continuamente, probabilmente nel modo sbagliato. I migranti sono al centro di questa installazione, ma in una maniera credo originale e rovesciata, come dice il titolo stesso, che significa controcampo in italiano. Cioè, invece di parlare noi dei migranti e dei loro problemi, l'idea è stata quella di chiedere a loro di filmare la vita quotidiana di noi italiani a gente che sta qui da un anno ormai e che si è guardato intorno abbastanza, e senza fare discorsi, semplicemente filmando quello che potrebbero aver mandato a casa per dire: guarda dove sono finito io. Cosa l'ha ispirata a questa mostra? No, è proprio questa idea che di solito davvero si parla dei migranti senza mai effettivamente considerare il loro punto di vista. Cioè sono persone che vengono da molto lontano, spesso con storie drammatiche dietro, e vengono qui in un posto completamente diverso che dovrebbe essere il luogo della felicità in una qualche maniera. Ecco, lo spazio interessante è chiedersi se quella felicità, se quell'utopia che cercavano l'hanno davvero trovata, e questo è davvero al di là dei sociologismi, tant'è vero che credo che l'installazione sia anche molto divertente e surreale per molti versi, perché si vede un mondo nostro come noi potremmo vedere da antropologhi una tribù africana.